possiamo riniziare in questa seconda parte della chiacchierata di oggi. Descriveremo brevemente la biologia di un'altra classe di vettori molto utilizzati in terapia genica e probabilmente i vettori che stanno prendendo più piede nella sperimentazione clinica di terapia genica, che sono i vettori basati sul virus adeno-associato. E sono dei vettori che si basano su un piccolo parvovirus, che sono questi pallini piccoli, che ha questo nome un po' sfortunato, si chiama adeno-associato, ma non ha niente a che fare con adenovirus. Si chiama così solo perché è stato scoperto come un contaminante di una preparazione di adenovirus, come visualizzato in questa microscopia elettronica, in cui questi pallini più grossi sono le particelle di adenovirus e questi piccoli pallini che si associano ad adenovirus sono AAV, adeno-associato. E si associa ad adenovirus perché è un virus difettivo che fa parte del genere dei dependovirus e che dipende dalla presenza di altri virus per poter espletare il proprio ciclo vitale. Quindi non è un virus capace di infettare e replicarsi in maniera autonoma, ma deve essere associato ad altri virus, tra cui adeno, ma non solo, anche herpes va bene o altri tipi di virus. Le particelle di AAV hanno un capside che vedete rivelato in cristallografia per la prima volta nel 2002, quindi delle proteine capsidiche senza un envelope che contengono il DNA virale, che è un DNA lineare a singolo filamento molto piccolo. Se vedete anche rispetto alle dimensioni di adenovirus, è un virus molto piccolo. Vedremo in terapia genica, questo condiziona la capacità di questa classe di vettori di impacchettare delle informazioni genetiche che non siano troppo grandi. Quindi i geni più grandi codificati dal genoma umano sono troppo grandi per essere impacchettati dentro la maggior parte degli AAV. Se guardiamo dentro la particella virale e lo scapsidiano, riconosciamo il genoma wild type di AAV, che è molto semplice, è fatto solamente da due geni, che si chiamano REP, che guarda caso codifica per proteine che servono alla replicazione del virus, e CAP, che guarda caso codifica per proteine che servono a formare il capside. Questi due geni sono inseriti tra due ITR, Inverted Terminal Repeats, di cui probabilmente dopo guardiamo meglio la struttura, e che sono fondamentali. Vedete, assumono questa struttura a hairpin, forcina, e sono fondamentali per la replicazione virale e anche per una delle caratteristiche uniche di questa classe di virus, di inserirsi in una specifica porzione, posizione all'interno del cromosoma 19 umano. Perché? Perché REP, che lega questa struttura, è capace di riconoscere una sequenza della stessa ITR di AAV che è esattamente uguale a un frammento di DNA all'interno di una specifica posizione del cromosoma 19. Questo fa sì che quando REP lega l'ITR sia capace di farlo integrare specificamente in quella posizione nel cromosoma 19 umano. Questo non vale per le altre specie animali. Allora, quello che può essere fatto grazie all'ingegneria genetica per trasformare questo DNA virale in un vettore utile per il trasferimento genico è rimuovere completamente i geni che codificano per REP e CAP e sostituirli con il gene terapeutico di interesse, la cui espressione può essere guidata dal promotore che più ci piace. Per cui possiamo pensare di inserire un promotore forte, ubiquitario, quando vogliamo massimizzare i livelli di espressione genica, ma possiamo pensare di utilizzare promotori
tessuto specifici, se vogliamo limitare l'espressione del gene terapeutico in un particolare tessuto bersaglio, o promotori inducibili. Ma nel corso delle nostre chiacchierate vedremo degli esempi di utilizzo in questo senso, in cui posso inserire dei promotori che siano ad esempio sensibili alla somministrazione di un farmaco, per cui se somministro il farmaco attivo l'espressione genica, se smetto di somministrare il farmaco spengo l'espressione genica, e questo può avere dei vantaggi in termini soprattutto di sicurezza quando il gene terapeutico deve essere espresso per un periodo limitato di tempo. Perché ci piacciono questi vettori per fare terapia genica? Primo, perché il virus su cui si basano, cioè AAV, è un virus molto diffuso nella popolazione. Oltre l'80% di noi presenta anticorpi contro AAV. Questo da un lato fa sì che i virus siano, che questi vettori siano molto sicuri, perché questa ampia diffusione di AAV non è mai stata messa in correlazione con nessuna malattia umana. Quindi il fatto che noi abbiamo degli anticorpi ma non ci siamo accorti dell'infezione significa che non sono patogeni, per cui i vettori derivati da questi virus sono estremamente sicuri. D'altra parte, il fatto che molte persone hanno una risposta immunitaria già presente contro AAV può essere un fattore limitante nel momento in cui io voglio utilizzare un vettore con lo stesso capside per fare terapia genica, perché questi vettori virali possono essere già riconosciuti dagli anticorpi presenti nella popolazione. Ci piacciono anche perché i vettori, come abbiamo detto, non esprimono nessuna proteina del virus wild type. Rep e Cap vengono completamente rimossi nella procedura di trasformazione del virus wild type in vettore virale e quindi non sono infiammatori o immunogenici, al contrario di altre classi di virus che probabilmente avrete nominato nelle ore precedenti e di cui discuteremo più in dettaglio quando parleremo di terapia genica dei tumori, come ad esempio gli adenovirus, che continuano a produrre proteine del virus wild type e che sono in grado di elicitare una risposta infiammatoria anche importante. Il fatto che non esprimano proteine virali e quindi non siano immunogenici né infiammatori fa sì che questi vettori siano potenzialmente in grado di far esprimere il gene terapeutico per tutta la vita. E vedremo degli esempi di sperimentazioni cliniche oggi, ad esempio per l'emofilia, in cui una singola iniezione di vettore AAV consente livelli di espressione del gene terapeutico per molti anni a livelli soddisfacenti. Quindi virtualmente questi vettori possono essere utilizzati con un'unica somministrazione per esprimere il gene terapeutico, se non per tutta la vita, ma per molti anni. Ci piacciono anche perché le preparazioni di vettore possono raggiungere titoli molto alti e quindi oggi, in questi anni, per la prima volta è possibile pensare di riuscire a trasdurre, ad esempio, come vedremo tra un po', tutta la massa muscolare di un organismo umano con questi vettori, quindi arrivare ad avere dei titoli per cui posso pensare di fare la terapia genica dell'emofilia, proprio perché riescono a essere purificati ad alto titolo. Vabbè, questo più o meno l'abbiamo già detto, solo per farvi vedere che in realtà i geni sono due, Rep e Cap, ma grazie all'utilizzo di promotori e codoni di inizio diversi, da questi due geni si riescono a produrre diverse isoforme della proteina Rep e diverse isoforme della proteina Cap, che collaborano sia nella replicazione virale che nella costituzione del capside. Quando parliamo di AAV non parliamo di un unico sierotipo, ma di diversi sierotipi. Il sierotipo che per primo è stato scoperto, utilizzato, caratterizzato e studiato è AAV2. Successivamente, per omologia di sequenze e andando a cercare isoforme diverse del virus, sono stati scoperti altri sierotipi
che appartengono sempre alla famiglia ovviamente dei parvovirus e che differiscono per la capacità di legare recettori diversi. Per molti AV ancora non si conoscono esattamente i recettori e probabilmente le informazioni che abbiamo dei recettori noti non sono complete. Sicuramente AV2, che è quello che conosciamo meglio, che conosciamo da diverse decenni ormai, è capace di legare gli heparan solfati che sono presenti sulla superficie virtualmente di tutte le cellule, quindi AV2 è capace di entrare probabilmente in tutte le cellule, utilizza anche invece dei corecettori che favoriscono l'entry del virus e anche del vettore, che sono invece più specifici per alcuni tipi cellulari, tipo le integrine, il recettore 1 dell'FGF o dell'HGF e così via. E altri serotipi legano invece altre proteine tipo acido salico, recettore della laminina. Come vedete, per alcuni di questi il recettore non è neanche stato caratterizzato. E questo significa che, se è vero che globalmente, come vedremo oggi, gli AV funzionano bene nelle cellule post-mitotiche, cioè nelle cellule dell'organismo che non si dividono più, che sono uscite terminalmente dal ciclo cellulare, come ad esempio le cellule del muscolo, le cellule del cuore, i neuroni, e accenneremo anche al perché di questo. Tuttavia, ogni serotipo, per il fatto di legare recettori diversi, ha anche un tropismo un pochino differente, per cui esistono alcuni serotipi che infettano molto meglio, che trasducono, quindi quando parliamo di infezione si parla della infezione da parte del virus wild type, quando parliamo di vettori virali invece si usa il termine trasduzione. Quindi esistono serotipi che trasducono molto meglio il fegato, come ad esempio AV8, altri che sono i più efficienti dopo somministrazione locale nel muscolo e nel cuore, tipo AV6, altri tipo AV9 che invece hanno la capacità di diffondersi molto di più e quindi sono superiori nel trasdurre dopo essere stati somministrati per via sistemica, intravenosa o intraperitoneale. Qui vediamo più in dettaglio l'inverted terminal repeat e le sequenze di cui abbiamo già accennato prima, quindi questa sequenza palindromica all'estremità del DNA singolo filamento, lunga più o meno 145 nucleotidi, è fondamentale sia per la replicazione del virus che per l'integrazione sitospecifica nel cromosoma 19, perché REP è capace di legare questo REP binding site e a sua volta tagliare questa sequenza specifica che si chiama Terminal Resolution Site RS, che è identica a una sequenza che sta sul cromosoma 19 umano, motivo per cui REP è capace di portare l'informazione genetica del virus, il genoma del virus, all'interno di questo sito del cromosoma 19. Non lo fa sempre però. Questo succede a seconda o meno che siano presenti dei fattori che possono shiftare l'infezione di AV da una forma latente di infezione in cui va ad integrarsi in una forma produttiva in cui invece di integrarsi REP media la replicazione del DNA virale e la produzione di altre particelle infettive. E quello che fa sì che l'infezione, quindi l'entry di AV in una cellula, vada incontro ha una forma latente di infezione, quindi vada a integrarsi e se ne stia lì zitto zitto, oppure vada incontro a un'infezione produttiva, quindi produzione di nuovi genomi virali, nuove particelle virali con la lisi finale della cellula, e la presenza di questi fattori helper, di cui abbiamo già accennato prima, che servono per la replicazione di AV. Se non ci sono, AV non può replicarsi. Questi fattori helper possono essere una coinfezione da parte di altri virus. Abbiamo già accennato al fatto che AV si chiama così perché utilizza fattori helper prodotti da adenovirus, ma anche herpes, anche papillomavirus, oppure possono essere altri agenti che in qualche maniera stressano la cellula che viene targettata, che viene infettata da AV. Questi possono essere agenti fisici,
agenti chimici, agenti termici che inducono uno stress alla cellula. E vedremo più in dettaglio dopo in che maniera questo può far sì che la replicazione vada avanti. Quindi tutto quello che stressa la cellula e soprattutto agenti che siano in qualche maniera genotossici, che inducono un danno al DNA, aumentano la permissività di AV, fanno sì che AV possa andare incontro a un ciclo replicativo produttivo. Come avviene la produzione di vettori virali a partire da il costrutto virale ricombinante? Quindi abbiamo detto che abbiamo rimosso REP e CAP e sostituite queste informazioni con il gene terapeutico e il promotore che più ci piace, riuscendo ad ottenere un plasmide che quindi contiene questa informazione tra le due ETR, che sono l'unico segmento del genoma virale originale che rimane nel vettore. Per riuscire però a produrre una particella virale infettiva che contenga questa informazione, devo in qualche maniera impacchettare questa informazione con una procedura che si chiama appunto di packaging all'interno delle proteine del capside. E per fare questo utilizzo dei plasmidi che vengono chiamati helper, che non fanno niente altro che provvedere le informazioni che nel ciclo biologico naturale di AV vengono fornite da herpes, papilloma o adenovirus stesso. Quindi devo fornire in parallelo le informazioni per costruire un capside, devo provvedere alla produzione della proteina REP che incapsiderà questo genoma all'interno del capside e poi le funzioni helper che sono ormai note di adenovirus. Siccome non esistono delle cellule di packaging che costitutivamente esprimono tutto questo, perché la proteina REP è tossica, quindi non riesco ad ottenere delle linee stabili che, a differenza dei retrovirus, producono tutto quello che serve per fare una particella virale di AV ricombinante, ogni volta devo trasfettare in transient delle cellule di packaging con tutte queste informazioni. Alla fine i vettori vengono raccolti dalle cellule, si usano cellule HEC-293 di RNA embrionale, che sono facili da trasfettare, quindi riescono a produrre tante particelle virali che vengono purificate su un gradiente di cesio o altri metodi di frazionamento e poi il vettore può essere utilizzato. In ICGB abbiamo una facility che produce vettori ad alto titolo per uso sperimentale e che lavora sostanzialmente 24 ore su 24 nella produzione di vettori AV con tutti i capsidi che sono stati attualmente caratterizzati, quindi riusciamo a produrre AV di qualsiasi sierotipo. Come abbiamo già accennato, questi vettori funzionano estremamente bene in vivo per la trasduzione di tessuti che siano postmitotici, quindi funzionano molto bene nel cuore, funzionano molto bene nel muscolo scheletrico, nel cervello, nella retina, e di conseguenza le applicazioni di cui parleremo oggi e le prossime volte saranno proprio applicazioni in cui il gene terapeutico va trasferito nel muscolo scheletrico, nel cuore, nel cervello e nella retina. Questo è un altro esempio di cuori che sono trasdotti, questa volta da AV9. Vi dicevo che AV9 ha la peculiarità di essere molto diffusibile, per cui può essere somministrato per via intraperitoneale o endovenosa e riesce a raggiungere efficacemente il cuore e a trasdurlo. Non solo possiamo veicolare geni terapeutici che codificano per proteine, probabilmente con il professor Giacca prima avete parlato anche della possibilità di utilizzare altri tipi di geni e acidi nucleici che possono fungere da agenti terapeutici, ad esempio SH, short hairpin RNA, quindi piccoli RNA che possono mediare un processo di interferenza RNA per spegnere
l'espressione di un gene in vivo. Queste sequenze possono essere messe sotto il controllo di promotori responsivi alla polimerasi 3 che trascrive questo tipo di trascritti. Perché, giusto due parole per spiegare uno dei possibili motivi per cui AAV funziona così bene nelle cellule post-mitotiche in vivo, mentre invece non funziona, ad esempio, nelle cellule che si replicano in maniera molto efficiente, nei tumori. Non possiamo pensare di fare la terapia genica dei tumori con AAV perché funziona malissimo, funziona male nella maggior parte delle cellule che vanno incontro a replicazione, non funziona nelle cellule di midollo osseo che vanno incontro a replicazione. Perché tutto questo? Abbiamo negli anni passati cercato di capire i meccanismi molecolari che fanno sì che AAV non funzioni, sia poco efficiente nelle cellule che si replicano, partendo dall'osservazione di cui abbiamo anche già parlato, che tutti gli agenti che stressano la cellula e in particolare agenti genotossici che inducono danno al DNA, questi sono degli esempi, raggi ultravioletti, idrossiurea, mitomicina C, aumentano molto la permissività di AAV. Questo è vero per questi agenti che ho nominato, ma anche per molti altri. E perché la cellula diventa più permissiva? Perché fa entrare più AAV? È un problema di entry o un problema di post-entry, cioè di processi del DNA virale? Per rispondere a questa domanda è possibile fare un esperimento molto semplice. Posso andare a prendere delle cellule con o senza l'agente genotossico e guardare i livelli di trasduzione. Ad esempio, se inserisco un gene che codifica per la proteina verde fluorescenti, posso vedere quante cellule sono diventate verde fluorescenti, come in questo esempio che vi ho fatto vedere. Rispetto al controllo, se tratto le cellule con questi agenti, ho molta più trasduzione, quindi il virus è molto più efficace. Ma posso anche andare a misurare con la PCR quanto virus è effettivamente entrato. E scopro così che anche in presenza dell'agente genotossico o in assenza dell'agente genotossico, più o meno la quantità di virus che entra è la stessa. Questo significa che questi agenti non è che permeabilizzano la cellula facendo entrare più virus, ma cambiano qualche cosa a livello dell'interno della cellula che fa sì che il virus riesca ad esprimere meglio il gene terapeutico. E per capire che cosa succede abbiamo sfruttato questo sistemino che è stato sviluppato nel laboratorio di medicina molecolare diversi anni fa per guardare fisicamente dove va a finire AAV dentro il nucleo. In questo trucchetto molecolare è stato possibile utilizzare l'operone LAC, se vi ricordate se avete ancora qualche ricordo della biologia dei batteri, per attaccare la proteina verde fluorescente al repressore LAC che riconosce l'operone. Inserendo questa struttura dentro AAV, uno può visualizzare con questo reporter fluorescente il genoma di AAV dentro la cellula e si vede che una volta che entra, AAV va nel nucleo e genera questi che abbiamo chiamato foci di AAV a doppio filamento. E questi foci coincidono quasi completamente con altri tipi di foci che si conoscevano già essere presenti dentro il nucleo e che sono specificamente indotti da agenti genotossici tipo idrossiurea, mitomicina, eccetera, che sono i foci di riparazione del DNA. E quindi questo comincia a mettere assieme due concetti, cioè trattando la cellula con agenti genotossici induco un danno al DNA che tende ad essere riparato dentro la cellula e guarda caso AAV va proprio negli stessi, tende ad andare proprio negli stessi foci. Quindi alla fine abbiamo costruito questo modello per cui quello che succede è che normalmente AAV entra, avendo questa struttura molto particolare di DNA a forcina che viene interrotta, questa struttura viene riconosciuta dalla cellula
come un danno al DNA, come un DNA danneggiato, che viene riconosciuto dalle proteine che normalmente riparano il DNA, che in particolare si chiamano complesso mRNA, l'abbiamo nominato qua in questa diapositiva perché ci sono queste tre proteine che sono mRNA11, RAD50 e NBS1, che sono le proteine principali che legano il DNA danneggiato e poi attivano tutto il macchinario di riparazione del DNA. Quindi normalmente quello che succede quando AV entra è che le estremità di AV vengono riconosciute da questo complesso, e questo fa sì che il DNA singolo filamento non possa essere copiato a doppio filamento e quindi attivare l'espressione genica. Però se io in questa cellula attivo e induco un vero danno al DNA, queste proteine si spostano, vanno a riparare il vero DNA cellulare danneggiato e quindi liberano il genoma di AV da questo blocco. E quindi il genoma di AV può essere efficacemente convertito da singolo a doppio filamento e attivare l'espressione del gene terapeutico. Perché questo è il modello che è stato sviluppato negli ultimi anni, il cosiddetto DDR Inhibition Model, che verosimilmente spiega perché qualsiasi agente genotossico induce un aumento della permissività ad AV. Che cosa ha a che fare tutto questo con il fatto che le cellule post-mitotiche, quindi cardiomiociti, muscolo, neuroni, sono molto permissive ad AV e ad AV funziona bene? Beh, guarda caso, se uno va a vedere i livelli delle proteine di riparazione del DNA, quindi mRNA, nei vari tessuti permissivi o non permissivi ad AV, vede che i tessuti permissivi fatti da cellule post-mitotiche hanno livelli di queste proteine molto più bassi, e quindi questa è una spiegazione molecolare del fatto che questi tessuti sono altamente permissivi. Questo succede a livello cardiaco, vedete quando un mammifero nasce, alla nascita i livelli di mRNA complex sono molto alti, questo probabilmente perché le cellule si stanno ancora replicando e sono ancora attivamente in replicazione alla fine del processo di embriogenesi, crescita fetale. Dopo la nascita queste proteine si spengono. Questo succede a livello cardiaco, e man mano che le proteine mRNA11, quindi riparazione al DNA, scendono, quando il cardiomiocita non prolifera più, non serve più che ci siano le proteine del danno al DNA, perché la cellula non si replica più e quindi non ha più niente da riparare. E parallelamente l'efficacia dei vettori AV aumenta. Stessa cosa nel muscolo scheletrico, questo è un altro modellino molto carino cellulare per studiare il differenziamento terminale delle cellule. Sono delle cellule muscolari che si chiamano C2 e C12, che possono essere coltivate come forma di mioblasti, quindi progenitori muscolari che ancora proliferano, e ne parleremo quando parleremo della rigenerazione del cuore del muscolo. Oppure possono essere fatte differenziare terminalmente formando miotubi, delle specie di fibre muscolari in coltura. E di nuovo si vede che chiaramente i mioblasti sono non permissivi, quindi AV non funziona, quando però li differenzio in miotubi riesco a trasdurli con AV. E se vado a vedere i livelli di proteine mRNA11 nei mioblasti, queste sono molto alte, man mano che la cellula si differenzia questi si abbassano e fanno sì che il vettore possa esprimere il gene terapeutico. Questo significa anche che se noi artificialmente riusciamo a silenziare queste proteine che bloccano AV in vivo, ad esempio con degli siRNA che possono essere iniettati nel fegato, con questa strategia riusciamo ad aumentare significativamente la permissività delle cellule di fegato ad AV e quindi a rendere il trasferimento genico molto più efficace. Questo ci ha anche portati a fare uno screening più estensivo. Questo ve lo racconto così per farvi anche un'idea di quello che è il tipo di ricerca che viene effettuata in ICGP su questi vettori. Quindi uno screening di altri geni che oltre a questi tre possono influenzare la permissività delle cellule ad AV. Cioè noi siamo
di fronte ad un vettore che conosciamo abbastanza poco. Non sappiamo quali siano i meccanismi post-entry fino in fondo, cioè quello che passa dal momento in cui il virus entra a quando viene convertito da singolo a doppio filamento, entra nel nucleo e deve essere pronto per attivare l'espressione genica. Probabilmente in tutta questa strada, in tutto questo percorso, molti dei geni cellulari cooperano e interferiscono con il genoma virale, interagiscono con il virus per modulare quella che è l'espressione genica finale. E quindi, sfruttando questa facility di cui parleremo un paio di volte, perché vi racconteremo un paio di esperimenti che sono stati fatti sfruttandola, di high throughput screening, screening ad alta processività, abbiamo cercato di vedere qual è l'effetto di ciascuno dei geni del genoma umano sulla permissività ad AV. E questo è possibile perché all'interno di questa facility disponiamo di librerie di siRNA che quindi contengono degli siRNA specifici per tutti i geni presenti nel genoma umano, circa 20.000, ed è possibile in ciascuno di questi pozzetti seminare delle cellule umane, in ogni pozzetto andare a silenziare uno dei geni del genoma umano e poi infettare queste cellule, trasdurre queste cellule con dei vettori AV e andare a vedere se la trasduzione aumenta o diminuisce in seguito al silenziamento di ognuno di questi geni. Per mRNA complex l'avevamo già visto, l'abbiamo fatto per tutti i geni del genoma umano. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori che, come atteso, alcuni geni aumentano la permissività della cellula ad AV, anzi il silenziamento di alcuni geni aumenta la permissività ad AV. Questo significa che questi geni normalmente bloccano il processamento di AV e l'efficacia dell'espressione genica, altri invece, se vengono silenziati, bloccano la permissività ad AV, l'espressione genica, e quindi verosimilmente sono dei potenziali attivatori. E non ci siamo sorpresi di vedere che effettivamente anche altre proteine che sono coinvolte nella risposta al DNA danneggiato, nella riparazione del DNA, sono tra le proteine che bloccano la trasduzione da parte di AV. Effettivamente molte di queste proteine che abbiamo identificato inducono danno al DNA, come è possibile documentare con questa immunofluorescenza per questo marcatore di danno al DNA, che è un'isoforma dell'istone H2 che si chiama H2AX. E infine vi nomino questo ultimo esperimento che abbiamo fatto perché ci aiuta anche a capire poi alcune delle sperimentazioni che sono arrivate alla clinica ultimamente, e che è l'utilizzo di un altro tipo di AV che non abbiamo ancora nominato e che sono i self-complementary AV. Se vi ricordate, abbiamo detto che l'AV normale, quello wild type, quello normalmente presente, ha questa forma di DNA a doppio filamento che, per arrivare ad esprimere il gene terapeutico, deve essere convertito da singolo a doppio filamento e quindi essere pronto per l'attivazione dell'espressione genica, quindi per la trascrizione. Però quello che si sa anche è che AV tende a formare dei concatameri, tende a ricombinare tra diverse molecole di AV, e quindi quello che è stato possibile disegnare sono dei vettori AV che tendono ad essere complementari tra di loro, quindi hanno un DNA che è sempre a singolo filamento, ma che può annilare, quindi può appaiarsi tra due genomi di AV diversi, e in questa maniera bypassare la necessità della sintesi del secondo strand di DNA per arrivare all'espressione genica, perché semplicemente un DNA a doppio filamento può essere indotto dall'appaiamento di due genomi virali che coinfettano la stessa cellula. E quindi la domanda è stata: le stesse proteine della cellula umana, gli stessi geni delle cellule che condizionano la permissività ai vettori normali, funzionano anche con i vettori self-complementary, oppure riusciamo ad identificare
alcune proteine che particolarmente sono fondamentali per questo processo di conversione singolo filamento a doppio filamento. E per farvela breve, se guardate questi due pannelli in cui abbiamo utilizzato la V normale o quello self complementary, ciascuno di questi puntini rappresenta un gene silenziato, vedete che il risultato degli esperimenti sono molto simili, per cui la conclusione è stata che virtualmente gli stessi geni che fanno sì che la V wild type possa essere processato ed espresso favoriscono anche l'espressione da parte dei vettori AV self-complementary, per cui rimane ancora abbastanza oscura il ruolo di tutti questi geni cellulari nel indurre, aumentare o reprimere la permissività ad AV. E con questo avrei concluso l'introduzione. E inizierei a raccontarvi un po' quelle che sono le applicazioni in clinica, già arrivate, approdate alla clinica o in fase di transizione per diverse malattie. Questa è una diapositiva molto vecchia che mi è rimasta lì e che in realtà descrive solo parte delle possibili applicazioni con AV. Oggi ci focalizzeremo su quella che ho chiamato in maniera un po' vaga la terapia genica del muscolo, che non è solo terapia genica del muscolo, perché come vedremo il muscolo può essere anche utilizzato come una piattaforma per produrre proteine che poi funzionano in circolo, ad esempio, quindi fattori che devono essere prodotti, che normalmente sono prodotti ad esempio dal fegato, pensiamo all'emofilia. E i geni, le proteine della coagulazione sono normalmente prodotte dal fegato, però funzionano in circolo, nella circolazione, e quindi è possibile pensare a una terapia genica in cui il gene terapeutico non necessariamente deve essere trasferito nel fegato, ma può essere anche trasferito nel muscolo e il muscolo produce la proteina terapeutica che viene comunque rilasciata in circolo e funziona sistemicamente. Quindi la terapia genica del muscolo si basa fondamentalmente su AV, perché abbiamo visto AV essere il vettore di scelta molto efficiente in questo tipo di tessuto per malattie ereditarie del muscolo, ne parleremo, ma anche per il rilascio di proteine terapeutiche nel sangue, e il muscolo poi è il sito preferenziale per un'applicazione non strettamente medica, di cui si sta parlando e si parla ciclicamente quando ci sono eventi sportivi di un certo livello, particolarmente le Olimpiadi, quindi l'idea di migliorare la funzione muscolare e la performance fisica negli atleti, per cui si parla spesso di gene doping, quindi possibilità di utilizzare le tecniche di trasferimento genico per aumentare la funzione muscolare. Iniziando dalla prima applicazione, quindi distrofie muscolari, sapete che per distrofia muscolare si intende in realtà un'ampia classe di malattie che sono dovute a mutazioni di geni che codificano per varie proteine che compongono questo grosso complesso che sta sulla membrana delle cellule muscolari, che si chiama Dystrophin Glycoprotein Complex e che non è altro che un complesso che lega la matrice extracellulare al citoscheletro della cellula muscolare. Questo complesso è fatto dalla distrofina, ma contiene anche un sacco di altre proteine tipo la sintrofina, la distrobrevina, il distroglicano e così via. Le forme principali più conosciute, più studiate, caratterizzate e più importanti dal punto di vista clinico, più comuni, sono la distrofia muscolare di Duchenne e quella di Becker, che sono dovute a mutazioni a carico della distrofina. Colpiscono solo bambini maschi perché la distrofina si trova, il gene della distrofina si trova sul cromosoma X.
Esistono appunto altre forme di distrofia che tendono a colpire, mentre la distrofia muscolare di Duchenne e quella di Becker tendono a colpire tutta la massa muscolare dell'organismo, altre distrofie tendono ad essere più sitospecifiche, nessuno sa bene il perché di questa specificità, come ad esempio la distrofia dei cingoli, in cui più di 15 geni sono implicati, la distrofia facioscapolo-omerale e così via. Qui vediamo meglio le proteine che sono coinvolte, se mutate, nella patogenesi delle distrofie muscolari. Vediamo meglio la distrofina, che quindi è questa proteina molto lunga e codificata dal gene più grande del genoma umano, da cui il problema di farlo fittare nei vettori virali per la terapia genica, che come vedete ha la funzione di legare i filamenti di actina del citoscheletro a questo grande complesso che è il dystrophin glycoprotein complex. E qui in questo complesso ci sono tutte le altre proteine che abbiamo già nominato. In realtà questa funzione di collegamento della distrofina non è supportata in maniera uguale da tutta la proteina, perché se guardiamo come è fatta la proteina, questa è fatta da un'estremità N-terminale, che è quella che lega il citoscheletro di actina, un'estremità C-terminale ricca di cisteine, che è quella che lega il resto del complesso, e poi una porzione centrale lunghissima di dominio bastoncello, che in realtà non fa altro che mettere insieme citoscheletro con il resto del complesso. Ma che questa sia più o meno lunga non è così importante, tant'è che quello che succede nella distrofia di Becker, che è una forma molto più lieve di malattia rispetto alla distrofia muscolare di Duchenne, è che ci sono delle mutazioni all'interno di questa serie di domini a bastoncello che però non compromettono la produzione di tutta la proteina, semplicemente parte di questa proteina è mutata, non è funzionante o viene skippata, quindi la proteina è un po' più corta, ma per il fatto di conservare il dominio N-terminale e quello C-terminale intatti, la distrofina bene o male continua a fare la sua funzione di collegamento tra citoscheletro e resto di complesso di membrana. Questo fa sì che queste persone vivano comunque bene, sono un po' più deboli, hanno una funzionalità muscolare un pochettino ridotta, ma tutto sommato hanno una vita decente. Diversamente da quello che succede nei bambini affetti dalla Duchenne, in cui la mutazione produce o non produce la proteina o produce una proteina tronca che manca dell'estremità C-terminale che serve a collegare la proteina stessa al resto del complesso. E questo fa sì che la funzione di collegamento della distrofina venga persa e quindi questi bambini hanno la vera forma di distrofia muscolare grave che fa sì che muoiano a pochi mesi, anni di vita. Abbiamo già detto che si tratta di una proteina enorme, 427 kg d'alto, un gene lunghissimo con 70 esoni, per trascriverlo la cellula impiega 16 ore e che ha appunto questi domini strutturali, di cui fondamentalmente quelli più importanti sono l'N-terminale che lega l'actina e quello C-terminale che lega il beta-distroglicano, quindi il resto del complesso. Cosa succede quando viene a mancare la distrofina? Succede che alla nascita i bambini sembrano normali, ma quando cominciano ad andare a scuola inizia a manifestarsi una debolezza muscolare molto importante. Iniziano a inciampare quando salgono le scale, non riescono più a pettinarsi e con il passare dei mesi la muscolatura si indebolisce sempre di più, per cui solitamente prima dell'adolescenza questi bambini finiscono sulla sedia a rotelle e muoiono dopo poco. Perché ci impiega un po' la malattia a manifestarsi? Perché il muscolo ha una sua capacità rigenerativa, esistono delle cellule muscolari del muscolo che si chiamano cellule satelliti, per cui per un po' la degenerazione delle fibre muscolari viene
supportata da una continua rigenerazione, quando questo potenziale rigenerativo si esaurisce, compare la malattia. Le fibre muscolari degenerano, vengono progressivamente sostituite da tessuto fibroso e adiposo e la funzione muscolare si perde. Questo coinvolge i muscoli scheletrici, ma coinvolge anche il muscolo cardiaco, che è anche un muscolo striato in cui la distrofina è normalmente espressa, e quindi questi bambini sviluppano anche una forma di cardiomiopatia dilatativa molto grave e severa. Il problema è che non esistono sostanzialmente terapie per questa malattia se non il cortisone. L'unico farmaco, la categoria di farmaci che un po' rallenta l'evoluzione della malattia sono i glucocorticoidi, che però sapete meglio di me essere dotati di effetti collaterali importanti che limitano la qualità di vita di questi bambini che già non hanno una qualità di vita particolarmente felice. Per cui in seguito al trattamento con cortisone questi bambini aumentano di peso, sono ad alto rischio per l'ipertensione, cataratta, osteoporosi e tutto quello che il cortisone induce. Per cui ovviamente c'è una grossa opportunità per terapie innovative basate sugli acidi nucleici per riuscire ad interferire con quello che è lo sviluppo, l'evoluzione della malattia. Un primo approccio, che è stato in realtà il primo ad arrivare alla clinica, è quello di dire: ok, ma se è vero che i Baker stanno meglio dei Duchenne, quello che noi possiamo fare è promuovere lo skipping dell'esone mutato. Voi sapete cos'è l'exon skipping? Sì, no, forse. No. Allora, quello che normalmente succede quando un mRNA deve essere tradotto in proteina è che attraverso un processo di splicing vengono rimossi gli introni e vengono riuniti gli esoni a formare il DNA che effettivamente codifica per la proteina, che viene esportato dal nucleo del citoplasma e quindi prodotto in proteina. Allora, quello che succede è che esistono delle sequenze nel DNA che dicono alla cellula: questo è un esone, questo è un esone, questo in mezzo è un introne. Questi sono i segnali di splicing che vengono riconosciuti da proteine dentro la cellula e che fanno sì che solo alcune di queste porzioni del trascritto originario vengano riconosciute come esoni e incorporati nel RNA messaggero maturo che poi viene tradotto. In realtà il fatto che tutti gli esoni vengano inclusi o solo parte degli esoni venga inclusi, quindi alcuni esoni vengono saltati, questo si chiama exon skipping, è qualcosa che esiste anche fisiologicamente nella cellula. Dai nostri geni, da un gene, noi possiamo produrre più isoforme della stessa proteina. Perché? Perché per quello che normalmente fisiologicamente si chiama splicing alternativo, la cellula può riconoscere dei segnali, perché al suo interno ci sono dei fattori di splicing che possono essere induttori dello splicing o soppressori dello splicing, che fanno sì che in alcune cellule, ad esempio, un esone venga saltato, perché alcuni segnali o non vengono riconosciuti o ne vengono riconosciuti altri che bloccano lo splicing a quel livello. E quindi noi avevamo già il concetto che possiamo un po' giocare con le sequenze che stanno a cavallo degli esoni e degli introni per far sì che alcuni esoni vengano incorporati nell'RNA messaggero maturo oppure vengano skippati. Per cui quello che è possibile fare è disegnare dei piccoli segmenti di DNA o RNA, quindi dei oligonucleotidi, che vadano a mascherare particolari segnali di splicing. Quindi quella sequenza che normalmente dice alla cellula: ok, questo è un esone, lo devi includere nell'RNA maturo, viene mascherata da un oligonucleotide che si appaia per complementarietà delle basi, e quindi la cellula non è più in grado di riconoscere questa sequenza come un esone e lo salta nel processo di splicing. Se io faccio questa operazione escludendo l'esone che contiene la mutazione, riesco a produrre un RNA messaggero maturo
in cui l'esone mutato, che è quello in cui c'era la mutazione che non consentiva la produzione della proteina, viene skippato. Qual è il risultato? È un RNA messaggero che contiene tutta l'informazione per fare la proteina tranne questo pezzettino centrale, ma se questa cosa succede a livello dei domini a bastoncino, che non sono così importanti, trasformo quella che è una Duchenne in un Baker. Questa proteina non sarà la proteina wild type, gli manca un esone, quindi mancherà un pezzettino centrale della proteina, ma il grosso della proteina viene prodotta e quindi la funzione di collegamento della distrofina viene mantenuta. Questa strategia, che appunto si chiama di exon skipping, è stata portata avanti da due gruppi di ricerca sostenuti da due aziende che hanno prodotto due oligonucleotidi. Il primo era un vero e proprio oligonucleotide antisenso, quindi proprio uno stretch di 20 nucleotidi di DNA. Il secondo è sempre un oligonucleotide, un oligomero come concetto, ma non ha una vera struttura di acido nucleico, bensì uno scheletro modificato che prende il nome di morfolino. E questa struttura è molto più stabile rispetto agli acidi nucleici, mantiene la capacità di appaiarsi agli acidi nucleici, però al posto del ribosio, del disosseribosio, quindi accanto alla base, ha uno scheletro un pochettino modificato che lo rende molto più stabile. I morfolino sono gli oligonucleotidi, gli oligomeri, che vengono molto utilizzati ad esempio in zebrafish per silenziare qualsiasi gene del pesce, per studiare eventi di morfogenesi, embriogenesi. Ed è una company che li ha inventati e che è uno dei più grandi esempi di company che hanno fatto i miliardi, perché li vendono tutto il mondo, hanno un brevetto per cui li possono produrre solo loro e hanno fatto la fortuna vendendo morfolino. Uno di questi morfolini va proprio ad appaiarsi a un segnale di splicing dell'esone 51, che è uno degli esoni in cui avvengono non la maggior parte ma una buona parte delle mutazioni che causano la distrofia muscolare di Duchenne, e quindi induce lo skipping delle zone 51 producendo un RNA messaggero che contiene tutti gli esoni tranne il 51 mutato e quindi una proteina che assomiglia molto alla proteina wild type. Questo oligomero si chiama eteplirsen. E nel 2013 sono comparsi i primi lavori che hanno dimostrato l'efficacia dell'eteplirsen nel mantenere la funzione muscolare dei bambini con distrofia muscolare. Vedete, questo è la capacità motoria, sono dei test di locomozione sul tapis roulant che vengono effettuati per monitorare la funzionalità muscolare di questi bambini. Nei bambini con distrofia muscolare questa viene persa progressivamente nel giro di poche settimane, e mentre invece i bambini trattati con l'eteplirsen mantengono funzionalità muscolare a un anno e mezzo. Per cui in base a questi risultati c'è stata una via preferenziale di approvazione della molecola da parte del FDA, perché questa l'ho scaricata proprio oggi. La company che si chiama Sarepta, che ha commercializzato questo oligomero, questo morfolino, è arrivata in fase commerciale e ci sono adesso in corso diversi trial clinici di fase 3 che stanno dimostrando l'efficacia, per cui probabilmente sarà disponibile sul mercato presto. Nel dicembre del 2016 anche l'EMA, l'Agenzia di Approvazione dei Farmaci Europea, ha approvato la stessa molecola per la terapia anche in Europa con il nome commerciale di Exondys 51. Quindi questo è lo stato dell'arte della terapia della Duchenne con gli oligomeri. L'altro approccio terapeutico è una vera e propria terapia genica con diversi problemi, di cui abbiamo anche già accennato. Il primo problema è che il tessuto colpito dalla malattia è enormemente vasto.
tutte le masse muscolari sono affette, compreso il muscolo cardiaco. Il muscolo compone più o meno il 40%, se non più, della massa corporea, quindi questo significa avere a disposizione una quantità di vettore terapeutico non indifferente. Parleremo forse oggi o domani della terapia genica dell'occhio, in cui si sono avuti forse i primi grandi risultati, proprio perché capite bene che fare la terapia genica della retina in termini di capacità di trasferire il gene terapeutico è molto più semplice che non pensare a una terapia genica della distrofia muscolare. L'altro problema è che la distrofina è il gene più lungo che esiste, quindi l'mRNA è lungo 14 kilobasi, ben oltre la capacità che abbiamo detto di una V, che tutto insieme sono 5 kilobasi. Quindi non ce la faremo mai a far fittare questo mRNA all'interno di un vettore AV. Però ci sono anche degli aspetti positivi che hanno accelerato il progredire della terapia genica per la distrofia di Duchenne. Primo fra tutti l'esistenza di modelli animali naturalmente esistenti, su cui è stato possibile sperimentare varie forme e ottimizzare varie forme di terapia genica. Esistono dei topi che hanno una mutazione puntiforme che fa sì che la proteina che si produce sia tronca, che sono i topi MDX, ed esistono dei cani, Golden Retriever, che hanno anche una forma di distrofia muscolare che è indotta dallo skipping delle zone 7, che però è un esame importante perché colpisce una porzione ancora importante della proteina, e che sviluppano una malattia molto simile a quella umana. Vabbè, questo lo possiamo saltare. Proprio per il fatto che non è possibile far fittare un mRNA di 14 kilobasi in un vettore che ha una capienza massima di 5 kilobasi, la strategia con cui si è progredito è quella di realizzare delle forme accorciate della distrofina, di nuovo, con l'idea di trasformare il Duchenne in un Becker. Non è possibile far fittare tutto il gene, ma quello che ci interessa è far fittare i primi esoni e gli ultimi esoni, che codificano per le due porzioni terminali della proteina, N-terminale e C-terminale, che legano l'actina e il beta-sarcoglicano. Quindi, discroglicano, scusate. Quindi queste versioni ridotte della distrofina, che mantengono le due porzioni terminali ma hanno una porzione centrale a bastoncello accorciata, si chiamano mini distrofine e micro distrofine. Sono molto simili alle proteine che vengono naturalmente prodotte dai Duchenne. Le sperimentazioni sono iniziate nel 2008-2009 con risultati non propriamente soddisfacenti. Sono stati trattati numeri ancora ridotti di bambini che hanno dimostrato chiaramente la sicurezza della procedura, ma il problema di riuscire a trasdurre in maniera efficace la maggior parte della massa muscolare. Però nel mentre si è lavorato molto su la capacità di fare uno scaling up di produzione dei vettori virali, e quindi qualche anno fa è uscito questo lavoro, l'anno scorso in realtà, che mostra chiaramente che perlomeno nel cane, che ha delle dimensioni che non sono così lontane da quelle di un uomo, è possibile eseguire una terapia genica, realizzare una terapia genica con una V che codifica per una microdistrofina, ottenendo dei livelli di trasduzione soddisfacenti dal punto di vista istologico. Cioè, se uno va a guardare la percentuale di fibre muscolari dei cani trattati che esprimono la distrofina, queste sono più o meno la metà, che è ragionevole per ottenere un miglioramento della forza muscolare. Ma la cosa più sorprendente è stato l'effetto funzionale. Vi faccio vedere questo video che vi mostra l'effetto
terapeutico su questi cani. Questo è un cane malato, è un cane distrofico che ha una mutazione spontanea. Gli mettono la ciotola, vedete che non ce la fa a scavalcare l'ostacolo. Questo è non so se è lo stesso cane, ma è un cane uguale che è stato trattato con la V. E vedete chiaramente che è riuscito a saltare molto bene l'ostacolo. Questo è un altro cane che è stato trattato con una dose anche più alta e vedete che riesce a saltare gli ostacoli in maniera ancora più efficiente, riesce a correre dietro a una pallina che sarebbe impossibile per il cane malato che vedete dietro. Questi sono altri due, tutti e due trattati con alta dose di AV a tempi ancora più lunghi, quindi sono cani praticamente indistinguibili da cani normali. Questo movimento sarebbe completamente impossibile, cioè la capacità di alzarsi su due gambe, su due zampe è impossibile. Questi sono altri due a 9 mesi trattati però con la bassa dose. Guadagnicchiano un po' di forza, ma comunque non sufficiente a fare quello che i cani trattati con l'alta dose riescono a fare. Quindi anche questa possibilità di avere evidenza di dose e risposta rafforza molto l'efficacia. Questi sono gli stessi trattati con alta dose, allo stesso lungo termine. Vedete chiaramente che sono dei cani che sono assolutamente normali. Questo ormai capite da soli che tipo di cane è. Questo è un cane che addirittura ha avuto una frattura, che sarebbe letale per un distrofico, e che ha riparato la frattura, è stato trattato con l'alta dose di AV e ha completamente recuperato. Riesce ad alzarsi su due zampe e riesce a saltare gli ostacoli. Quindi se voi pensate a un bambino distrofico, non ha una massa muscolare più importante di questi animali, per cui tecnicamente siamo in grado di poter pensare a un approccio terapeutico anche sui bambini. L'entusiasmo, che ovviamente è alto, è un po' ridotto dal fatto che nel mentre è emersa e sta emergendo sempre di più la possibilità non solo di trasferire geni terapeutici, ma di andare a modificare in maniera anche molto più efficiente quella che è l'informazione genetica della cellula, con quello che si chiama genome editing. Riserveremo una chiacchierata di una mezz'oretta alla fine di questo corso. E la possibilità di utilizzare le tecnologie del genome editing, in particolare CRISPR-Cas9, di cui avrete sentito parlare, per andare a modificare direttamente quella che è la mutazione che causa la distrofia muscolare, ovviamente apre degli scenari molto più affascinanti e per certi versi promettenti rispetto a andare ad esprimere una coppia aggiuntiva del gene, perché chiaramente in questo caso non abbiamo più la problematica di dover impacchettare il gene per la distrofina, possiamo semplicemente andare a tagliare il DNA in corrispondenza del sito mutato in maniera molto efficace. Discuteremo venerdì delle specifiche tecniche di questo approccio, ma ci sono già numerose evidenze nel topo, perché la tecnologia è abbastanza nuova, che questo sia possibile, quindi che sia possibile andare a direttamente correggere quello che è la sequenza di DNA mutata, o perlomeno eliminare la mutazione con dei tagli, e virtualmente in futuro andare a indurre una ricombinazione con la sequenza wild type in maniera da eliminare la traccia genetica della mutazione stessa. Ultimo approccio, poi facciamo una pausa, è considerato per la terapia della distrofia muscolare. Si basa sul fatto che esiste un'altra proteina
che è molto simile alla distrofina e che si chiama utrofina, una proteina codificata da un altro gene che non sta sul cromosoma X ma sta sul cromosoma 6 e che è normalmente presente nelle giunzioni neuromuscolari, è presente durante lo sviluppo fetale, è presente durante la rigenerazione del muscolo, quando le cellule satellite proliferano e si differenziano, e poi viene per qualche motivo downregolata nei tessuti adulti. Ma è una proteina che assomiglia molto a una micro-mini distrofina, anzi ancora più grande delle micro-mini distrofine, quindi più simile alla distrofina. Ci sono stati dei tentativi in passato di veicolare il cDNA per l'utrofina, che potrebbe virtualmente compensare all'assenza di distrofina. Queste sperimentazioni erano lavori sperimentali sugli animali, avevano utilizzato vettori adenovirali, non hanno avuto nessun proseguio, ma una company ha sviluppato una small molecule, quindi un farmaco, che può essere somministrato per via orale e che sembra capace di aumentare l'espressione dell'utrofina, e quindi questo offre la possibilità di avere un primo farmaco somministrabile oralmente per aumentare la sintesi, l'espressione dell'utrofina come vicario, come surrogato della distrofina stessa. Sono iniziate le sperimentazioni cliniche di fase 2 che sembrano molto promettenti, non c'è ancora l'approvazione di questa molecola, però è una strada che si sta perseguendo e su cui diverse aziende stanno investendo. Mi fermerei qua, facciamo una pausa e poi parliamo di possibilità di rafforzare la sintesi di proteine muscolari, quindi di potenziare la funzione muscolare sia per la terapia stessa, ma anche con qualche possibile applicazione a livello di gene doping, e poi finiamo con l'emofilia. Allora, l'idea di rafforzare la funzione muscolare è nata dall'evidenza che esistono delle mutazioni spontanee che per la prima volta sono state identificate in questa particolare razza di mucche, di tori, di bufali, e si è visto che questi animali hanno delle masse muscolari importantissime, e se uno va a vedere la composizione di queste masse muscolari, sono sostanzialmente prive di grasso, cioè hanno solo muscolo. Allora si è andato a cercare qual è il difetto genetico di questi animali, e si è visto che hanno delle mutazioni in un gene che è stato chiamato miostatina, cioè questo gene ha il compito e l'effetto di bloccare la crescita muscolare, ed è probabilmente uno dei meccanismi che sono riprodotti nei vari organi e tessuti che si sono evoluti per determinare quelle che sono le dimensioni finali di un organo tessuto, cioè i tessuti che riescono a rigenerare, se pensate al fegato, al muscolo stesso, se voi tagliate un pezzo di fegato si ha rigenerazione, ma non continua all'infinito, ad un certo punto, più o meno corrispondente alle dimensioni del fegato originali, il processo rigenerativo si blocca. Perché? Come funziona? Perché ci sono delle molecole che funzionano un po' da sensori di massa esistente, cioè quando il muscolo comincia a produrre miostatina, quando la miostatina raggiunge un certo livello, una certa concentrazione, induce un segnale di stop al processo di crescita muscolare. E quindi sulla base di queste osservazioni sono partite delle sperimentazioni ormai diversi anni fa, che di nuovo non hanno portato a niente dal punto di vista terapeutico, di utilizzare degli inibitori della miostatina, come ad esempio la follistatin, che è un inibitore della miostatina, per incrementare la capacità, la crescita muscolare in alcune forme di distrofia. Questa cosa non funziona perché chiaramente le distrofie si verificano quando la capacità rigenerativa si esaurisce, quindi anche se io sforzo il sistema probabilmente
riesco a aumentare un pochettino l'efficienza nelle prime fasi, ma poi comunque la malattia progredisce. Però questo concetto è stato molto interessante per altri aspetti. Si è capito chiaramente che la miostatina è una delle proteine che appartengono alla superfamiglia del TGF-beta, e si è visto anche che esistono delle mutazioni nei bambini che hanno più o meno lo stesso fenotipo, ed è anche una proteina che viene upregolata in varie forme di cachessia muscolare, tipo ad esempio nei pazienti affetti da HIV, immunodeficienza, o anche pazienti che vanno incontro a cachessia da sindrome paraneoplastica. Tutte queste forme sono mediate da un aumento della miostatina, e quindi questo effetto così consistente in varie forme di ipotrofia muscolari ha fatto sì che gli inibitori della miostatina fossero stati i primi considerati come potenziali agenti per un gene doping, quindi un doping genetico. E nel mentre diversi geni sono stati considerati come potenziali candidati per un approccio di doping genetico, perché si è capito chiaramente che esistono diversi geni che sostengono il metabolismo muscolare, la crescita del muscolo stesso. Le stesse proteine che vengono correntemente considerate e anche utilizzate a livello di doping, tipo eritropoietina, ormone della crescita e così via, possono più o meno tranquillamente essere veicolate sotto forma di geni, con tutta una serie di vantaggi, se vogliamo, dal punto di vista della detettabilità, perché chiaramente l'eritropoietina ricombinante che un atleta prende a scopo di doping può essere detettata dai sistemi antidoping, perché è una proteina esogena prodotta in batteri piuttosto che in altri sistemi, che fanno sì che il prodotto finale non sia esattamente uguale alle proteine endogena, e quindi esistono dei kit che riescono a riconoscere le proteine esogene. Ben diverso è il concetto: noi possiamo pensare di prendere una V che codifica per l'eritropoietina, metterla nel muscolo di un atleta, possibilmente un muscolo che non serve per quel tipo di attività sportiva. Questo produce l'eritropoietina endogenamente, l'eritropoietina funziona perché viene secreta nel sangue, e quindi l'atleta è virtualmente libero da eritropoietina ricombinante, ma produce livelli più alti di eritropoietina. Quindi questa è una cosa che tecnicamente è super fattibile e super difficile da detettare con le attuali tecniche e strategie antidoping. E difatti ormai diversi anni fa la WADA, che è la World Anti-Doping Association, ha contattato un po' di laboratori che si occupavano di terapia genica a scopo terapeutico, e anche noi abbiamo partecipato a queste attività per cercare di mettere a punto delle strategie di possibile rilevamento di fattori antidoping. Per cui in questo contesto siamo stati invitati a sviluppare dei modelli di doping genetico per poter poi capire se ci possono essere delle opportunità di detezione. Questi sono dei topolini che, se trattati con dei vettori AV che esprimono IGF-1, che è l'insulin like growth factor 1, che si sa essere un fattore che promuove la crescita muscolare, il metabolismo muscolare, e inzuppiamo i loro muscoli di IGF-1, quello che facciamo è indurre uno switch di fibre muscolari da veloci a lente, e questi topi diventano molto più resistenti ad esempio a un test di exhaustive swimming, cioè li facciamo nuotare fino a che riescono, e i topi dopati riescono a nuotare anche 5-6 volte di più rispetto ai topi che non esprimono IGF-1. Quindi l'idea da questi modelli è poi di ricavare dei kit o dei sistemi che riescono a riconoscere
o la V che è stato iniettato, perché nel momento dello sforzo muscolare c'è un po' di rabdomiolisi, cioè di distruzione delle cellule muscolari che probabilmente rilasciano una certa quantità di vettore virale che potrebbe essere riconosciuto, oppure andare a vedere altri biomarcatori che potrebbero essere espressi e potenzialmente secreti dal muscolo in seguito all'overespressione di GF1 stesso. Ultimo approccio di cui parliamo oggi è l'idea di utilizzare il muscolo, come abbiamo detto prima, come sorgente di fattori circolanti che devono agire a livello della circolazione periferica. E questo è l'approccio che è stato utilizzato all'inizio, poi abbandonato, per la terapia genica dell'emofilia. Sapete che emofilia è un disordine della coagulazione ereditario, di nuovo che colpisce i maschi perché i geni si trovano sul cromosoma X. La maggior parte dei casi di emofilia appartiene a questa categoria che è l'emofilia A, che è dovuta a difetto del fattore ottavo, altro gene enorme, difficile da trasferire. Più rara è l'emofilia B, dovuta a deficienza di fattore nono. Entrambe queste mutazioni, queste malattie ereditarie, risultano in sanguinamenti spontanei o indotti da traumi irrilevanti. Queste persone vanno incontro a emorragie spontanee o in seguito a contatti banali con oggetti che possono essere spesso fatali. In questo caso esiste una terapia che è l'infusione terapeutica del fattore mancante. Una volta questi soggetti si trattavano con le trasfusioni, da quando esiste la tecnologia del DNA ricombinante è possibile produrre fattore ottavo o fattore nono ricombinante che vengono somministrati ripetutamente circa ogni 2 settimane a questi pazienti. Quindi la terapia esiste, ma è una terapia che è pesante da portare avanti per tutta la vita perché richiede delle infusioni di fattore terapeutico ripetute e costanti. L'idea di fare terapia genica dell'emofilia è nata dall'osservazione che in realtà per avere un beneficio terapeutico, quindi per ridurre i sanguinamenti fatali o indotti da microtraumi, non serve riportare i livelli di fattore ottavo o fattore nono a quelli fisiologici. Anche una correzione molto più bassa, più o meno corrispondente all'1% di quelli che sono i normali livelli di fattore circolanti, può comportare un notevole beneficio clinico, riducendo la maggior parte dei sanguinamenti. Riuscendo ad arrivare al 10%, probabilmente riusciamo a normalizzare l'attività coagulativa del sangue. Vabbè, questo è solo per far vedere dove intervengono il fattore ottavo e il fattore nono. E questi di nuovo sono i prerequisiti che hanno reso possibile ed efficace la progressione degli approcci di terapia genica. Esistenza di animali piccoli, topi e grandi, cani, emofilici. Questo è un prerequisito fondamentale perché uno possa dimostrare l'efficacia della terapia genica. L'abbiamo visto per la distrofia muscolare, vale altrettanto per l'emofilia. In questo caso disponiamo anche dei test per assaggiare l'efficacia dell'approccio terapeutico, molto semplici perché abbiamo i test della coagulazione, per cui è molto più semplice seguire l'attività terapeutica rispetto a una distrofia muscolare. Lo ribadiamo, è necessaria anche, più che necessaria, sufficiente anche una piccola correzione. All'inizio è stato possibile non targettare il fegato, organo originariamente sede di produzione dei fattori coagulativi, ma è stato possibile utilizzare il muscolo e quindi a livello di sicurezza e snellimento della procedura sperimentale è stato molto più facile proporre di iniettare un fattore coagulativo nel muscolo che mal che vada si può rimuovere rispetto a iniettare un vettore A1 nel fegato.
E la terapia attualmente esistente è costosa ed è anche molto difficile da sopportare, da portare avanti nei pazienti. Le prime sperimentazioni, parliamo di anni 2000, hanno utilizzato i vettori che erano a quella volta a disposizione, che si conoscevano meglio. Quindi le prime sperimentazioni, già sponsorizzate da aziende, avevano utilizzato dei vettori retrovirali iniettati endovena, ma come avete visto prima, sentito prima dal professor Giacca, i retrovirus per essere efficaci richiedono replicazione delle cellule target e quindi bisognava addirittura indurre un'epatectomia per far sì che i vettori si potessero integrare ad esprimere la proteina terapeutica. Poi sono stati utilizzati storicamente gli adenovirus, che però, come abbiamo già accennato, sono estremamente infiammatori, per cui questi pazienti avevano delle aumenti delle transaminasi e infiammazioni epatiche che hanno sostanzialmente bloccato la sperimentazione. I primi successi, almeno in termini di proof of concept, di fattibilità della strategia, sono stati ottenuti con gli AV. Quando si è iniziato ad utilizzare gli AV, erano gli anni 2003, sono comparsi due articoli più o meno uno dopo l'altro in cui è stato utilizzato un AV per il fattore nono, quindi i primi approcci e quelli più avanzati per l'emofilia B. Perché? Perché il fattore nono è molto più piccolo, quindi può essere impacchettato efficacemente in un vettore AV. E che hanno dimostrato chiaramente che AV fattore nono iniettato nel muscolo fa esprimere la proteina terapeutica a livello muscolare, ma quando si è andati a analizzare i livelli di fattore nono circolante, ci si è immediatamente resi conto che questo approccio non era sufficiente per garantire dei livelli terapeutici. In più, è stata una delle prime occasioni per accorgersi dell'importanza dell'esistenza di una preimmunità contro AV. Molti pazienti non hanno risposto assolutamente perché avevano vettori, anticorpi contro AV2 che hanno limitato notevolmente l'efficacia del trasferimento genico. Per cui la sperimentazione è andata avanti, cambiando il sito di iniezione, non più utilizzando il muscolo come sorgente di produzione e rilascio di fattore nono, bensì iniettando questi vettori direttamente nel fegato con dei promotori fegato specifici. E questo approccio è risultato più efficace nell'aumentare i livelli di produzione di fattore nono, ma come vedete, negli stessi sperimentazioni è emersa anche una epatotossicità della procedura, per cui molti di questi pazienti hanno avuto delle simili epatiti indotte dalla terapia genica e di nuovo è emersa la limitazione imposta dalla risposta immunitaria dei pazienti. I primi successi veri, che sono stati salutati da questo editoriale sul New England Journal of Medicine perché sono stati pubblicati nel dicembre del 2011 e sono stati appunto salutati con questo editoriale che si chiamava Merry Christmas for Patients with Hemophilia B, sono stati ottenuti nel 2011 cambiando un po' di cose. In questo caso sono stati reclutati diversi pazienti che soffrivano di una forma severa di emofilia B, quindi meno dell'1%, che è un po' il goal, l'obiettivo da raggiungere con la terapia genica, e sono stati iniettati con un diverso sierotipo di AV, diverso dall'AV2 per la quale la maggior parte della popolazione è immunizzata, quindi un AV8 che codifica per una forma di fattore nono codon optimized, cioè si è visto che cambiando la sequenza codoni, la sequenza codificante, questa può essere ottimizzata per aumentare i livelli di espressione genica rispetto a quella naturalmente presente in natura. E quindi si è utilizzata questa strategia in cui si è utilizzato un vettore, oltre che essere un AV8, anche self-complementary, gli stessi di cui vi parlavo prima, cioè
che vengono prodotti con delle polarità opposte che possono annidare spontaneamente, quindi risultare più efficienti nel post-processing. Quindi sostanzialmente la combinazione di queste varianti ha fatto sì che tutti i soggetti arruolati in questo studio hanno espresso il fattore nono sopra la soglia dell'1%, che è quella che garantisce la protezione della maggior parte dei sanguinamenti, per diversi mesi. Alcuni di questi 4 pazienti hanno anche potuto smettere la profilassi col fattore nono, quindi sono stati liberi dalle iniezioni, e, anche se la maggior parte di questi ha continuato a farla soprattutto in previsione di possibili trauma. Considerate che queste pazienti non possono fare un'attività sportiva, non possono fare una passeggiata in montagna, quindi si è mantenuto un programma precauzionale di profilassi in caso di necessità. E questa cosa continua a funzionare. Arriviamo al 2014, 4 anni fa, e gli stessi pazienti sono stati monitorati a lungo termine e continuano a essere stabili con un follow-up di circa 3 anni. Quindi questo approccio a vuoto self-complementary fattore 9 è stato sancito come uno dei più grossi successi della terapia genica e chiaramente ha attirato l'interesse di diverse company. Questa è una diapositiva che avevo preparato almeno 2-3 anni fa, ce n'è molte di più in cui sono nominate, questi dati neanche leggeteli perché sono vecchi, ma l'ho messa solo per farvi vedere i nomi di diverse aziende e industrie che hanno iniziato a mettere nella loro pipeline anche vettori AV per la terapia dell'emofilia. E vi racconto solo 2 update che sono proprio usciti sul New England qualche mese fa. Il primo, che utilizza un'altra variante di fattore nono che si chiama Padua variant, variante di Padova. In pratica diversi anni fa ci si è accorti che una paziente che aveva una trombofilia, quindi che tendeva a coagulare il sangue, aveva una mutazione puntiforme nel fattore nono che faceva sì che questo fattore venisse incorporato molto più efficacemente nel complesso finale della coagulazione. E quindi è stata provata questa variante per aumentare l'efficacia coagulativa del poco fattore nono che viene prodotto dalla terapia genica. Ci sono stati diversi studi preclinici che hanno confermato il beneficio clinico in modelli di topo e cane di emofilia, e questo è il risultato dell'ultima sperimentazione uscita a dicembre 2017, promossa da Spark Therapeutics, in cui appunto è stato utilizzato questa variante del fattore nono, che viene definita gain of function perché ha una funzione aumentata, e in questo caso sono stati ottenuti dei livelli di fattore nono che non solo hanno eliminato il rischio di spontaneamento spontaneo, ma anche post-traumatico. Gli stessi livelli si sono mantenuti per oltre un anno, e quindi iniziamo, associati ai risultati delle sperimentazioni precedenti, a pensare che forse potrebbe essere sufficiente un'iniezione, un'infusione di AV, se non per tutta la vita, per un certo numero consistenti di anni, e in più sono stati utilizzati nuove forme di capside virali ingegnerizzate, quindi non sierotipi naturali di AV, ma delle forme di capside ingegnerizzate per diminuire l'immunogenicità e quindi non cross-reagire con i possibili anticorpi presenti pre-infusione. E vi mostro ancora questo, che è uscito a 4 settimane dopo l'altro, che è la prima grossa sperimentazione per l'emofilia A. Quindi questa volta fattore 8, che finora non si riusciva a incapsidare. In realtà esiste un unico sierotipo di AV che viene considerato anche per il delivery di grosse proteine che devono funzionare nei fotorecettori della retina, perché è l'unico che riesce a impacchettare geni più lunghi, che è la AV5, in cui è stato possibile
inserire una forma ridotta di fattore ottavo, quindi anche in questo caso, similmente all'approccio delle micro-mini distrofine, è stata pensata, ingegnerizzata una forma di fattore ottavo ancora attiva in cui i domini attivi della proteina sono presenti ma accorciata e quindi incapsidabile in un vettore AV, e con questo tipo di vettore è stato possibile trattare 7 pazienti affetti da emofilia A in un ospedale di Londra, in cui hanno ottenuto dei livelli efficaci, dei livelli soddisfacenti di espressione di fattore ottavo. Allo studio è stata associata la storia di questo paziente che si chiama Jake Homer, che ha 29 anni e che ha voluto raccontare la sua esperienza. È un uomo molto giovane, neanche 30 anni, sposato con due bambini di 3 e 5 anni, che ha avuto la sua diagnosi quando lui aveva 2 anni e da allora ha sempre dovuto sottoporsi a iniezioni di fattore ottavo. Prima del trattamento doveva svegliarsi, cioè doveva sottoporsi al trattamento di infusione di fattore ottavo 3 volte alla settimana e pensare di iniettarsi in una quantità maggiore ogni volta che doveva fare un'attività che avrebbe potuto prevedere un trauma. In seguito a episodi ripetuti di sanguinamento aveva sviluppato dell'artrosi, in realtà a più livelli, e insomma dice in seguito al trattamento: chiaramente la terapia genica ha cambiato la mia vita, adesso ho molte più speranze. Questa è un po' un'americanata da giornale, è incredibile come riesco a giocare con i miei bambini, però insomma vi dà l'idea di come può effettivamente cambiare la vita di una persona per questo tipo di malattie che hanno o non hanno delle terapie o hanno delle terapie estremamente pesanti da mantenere.